Radio Radicale, siamo con Fabio Porta per parlare del mancato golpe in Perù, dove l'ex presidente Castillo aveva sciolto il Parlamento e diciamo, sospeso la vita democratica del paese per un lungo periodo in attesa di nuove elezioni. Tuttavia, la mossa a Castillo non è riuscita. La sua vicepresidente lo ha fatto arrestare e ha preso lei i poteri che aveva Castillo. Tuttavia, il paese è apparso immediatamente spaccato in due tra le proteste di piazza e i morti. Allora, che cosa è successo a suo modo di vedere? Come giudicherebbe questo mancato golpe? Che cosa stava succedendo in questo paese del Sud America? Sì, intanto siamo molto preoccupati e apprensivi per i movimenti di piazza, le vittime, di quello che sta succedendo in queste ore. Non è ancora chiaro, insomma, l'entità e le dimensioni anche tra Lima e il resto del paese della situazione. Siamo anche vicini ovviamente alla popolazione peruviana, ai tanti italiani, perché c'è una grande comunità italiana che vive in Perù. Su quello che è successo, intanto Non vorrei. sa quanti italiani ci sono. In Perù vivono 30.000 italiani circa, non sono pochi. Poi consideriamo anche che il Perù è la più grande comunità, quella peruviana, presente in Italia, quindi i legami tra i due paesi, la più grande comunità latinoamericana Ah, ecco, presente in certo. Italia, quindi tra le comunità straniere. E la seconda è l'Ecuador, poi viene il Brasile, questa è la classifica dei latinoamericani in Italia, per dire che comunque il legame con questo paese, la preoccupazione rispetto a quello che succede in questo paese è grande. No, voglio anche evidenziare che quello che è successo adesso con Castillo è comunque collegato anche alla caduta negli ultimi 10 anni di 4 o 5 presidenti, quindi con una media di una volta ogni 2 anni. Stiamo assistendo in Perù alla caduta, all'impeachment, alla carcerazione. Sono quasi tutti finiti in galera, da Garcia a Toledo, il che vuol dire intanto una Tutti di cosa. sinistra o no? Erano di destra questi. Ma insomma, Garcia era un socialista che poi insomma, si è convertito a politiche più liberali di destra. Toledo, una figura che possiamo definire così populista, forse più vicina appunto a Castillo, che anche lui insomma, è difficile definirlo di sinistra con dei criteri occidentali o classici, insomma. Questo per dire che c'è un problema probabilmente di riforma istituzionale e di migliore definizione dei pesi e contrappesi tra esecutivo. È un paese presidenzialista. È un paese presidenzialista, ma con delle dinamiche particolari. Per esempio, perché Castillo avrebbe fatto questo tentativo di autogolpe? Perché c'è un meccanismo nella Costituzione peruviana, per cui se il Parlamento per 3 volte consecutive dà la sfiducia al Presidente, questo automaticamente viene destituito. Però la stessa Costituzione sembra che prevede la possibilità da parte del Presidente di sospendere e quindi chiudere di fatto il Parlamento. Quindi un Quindi mix. diciamo c'è stato un golpe nel golpe, si può dire? Cioè Castillo ha provato a fare una cosa che era scritta nella Costituzione, è stata presa per un golpe e a sua volta è stato fatto un golpe senza rispettare la Costituzione, perché è stato, si può dire? Sì, si può dire, cioè lui ha anticipato, diciamo, una Certo. sorta di Terza golpe sfiducia. istituzionale nei suoi confronti, provocando un golpe o tentando di Però lo prevedeva la provocarlo. Costituzione che ha la terza sfiducia. Vabbè, Sì, insomma, per cioè, sembra il gioco dell'oca, insomma. sì, no, per quello in questi casi, insomma, io poi lo seguo abbastanza le democrazie, i sistemi presidenziali, soprattutto in Sud America, alcuni avrebbero bisogno di alcuni aggiustamenti. C'è un altro elemento da aggiungere a questa riflessione,
e che probabilmente ha dato forza o ha motivato il tentativo di autogolpe di Castiglio, cioè la sfiducia della popolazione nei confronti dell'attuale congresso è altissima. Si parla del 70% dei peruviani che non ha fiducia, non ha stima, non ha credibilità, ecco, questo congresso. E che ovviamente ha motivato anche Castiglio a fare qualcosa che i moti di piazza di queste ore dimostrano, che c'è parte della popolazione a fianco di Castiglio che è stato arrestato. Nel frattempo la vicepresidente Dina Boluarte ha assunto i poteri e bisogna vedere. Mi pare che importante personalità a partire da Lula, che in questo momento si sta prospettando, come era prevedibile, come il principale leader sudamericano, hanno fatto delle dichiarazioni a sostegno della democrazia anche da Quindi parte a sostegno di della di. democrazia, però è una parola a Beh, no, diciamo che. Per chi legge sostegno di Castiglio o chi della legge Duarte. le dichiarazioni, diciamo così, contro questo tentativo golpista di Castiglio, Ho nella capito. sostanza la leggerei così. Poi Ho capito. vediamo, anche gli Stati Uniti ovviamente Oh, hanno detto gli cosa. italiani che sono lì, che dicono? Cioè, lei. Penso che lei, insomma, gode di un certo consenso, credo anche lì. Le volevo chiedere che cosa le hanno detto, da che parte. Ah, guarda, gli italiani che sono lì intanto sono molto preoccupati e anche loro hanno una crescente sfiducia rispetto alle istituzioni che dimostrano ormai da tempi non sospetti, quindi non legati soltanto al contingente, la loro debolezza. Devo dire che quando Castiglio fu eletto anche da ambienti prossimi, quindi al mio partito, alla sinistra, c'erano state segnalate, diciamo, alcune preoccupazioni non solo sulla tenuta dell'esecutivo, ma anche sulla reale statura democratica di Castiglio e della sua coalizione, del suo partito, del suo movimento. Castiglio è diciamo un rappresentante di un'organizzazione di lavoratori, dei professori, mi pare, che ovviamente sulla scia, no, delle polemiche contro la corruzione divenne presidente, contro la Fujimori, che a sua volta, no, tra l'altro in un'elezione molto disputata, anche questa, un po' tipo Lula-Bolsonaro, voto a voto, e anche a Fujimori conosciamo, è figlia di un personaggio altrettanto discusso e discutibile, quindi la situazione è veramente molto complessa e difficile anche da prevedere nei suoi esiti futuri. Ci sono influenze esterne al Perù che possono determinare la situazione in una direzione o in un'altra? Ma io per quello citavo la dichiarazione di Lula, perché mi pare che in questo momento sia anche un segnale ad altre potenze, in particolare al Venezuela, che ha una certa influenza su certa sinistra latinoamericana nel non aggiungere fuoco a Capito. quello che sta succedendo. Ma Maduro è amico della Duarte, di Castiglio? No. Ma credo che Maduro abbia visto con qualche simpatia, anche se poi in realtà il governo di Castiglio, anche se poi in realtà non mi risultano dei rapporti consolidati con Castiglio. È vero che in Perù doveva realizzarsi proprio nei giorni dell'autogolpe una riunione della cupola, diciamo, dei paesi latinoamericani, ed era stato un tentativo anche da parte di alcuni paesi, in particolare della Colombia, di Petro, di sostenere in qualche maniera attraverso un incontro internazionale Castiglio, che stava già in quei giorni soffrendo appunto questi attacchi da parte del congresso. Ovviamente il tentativo non è andato a buon fine. La situazione del paese del Perù è pessima economicamente.
Il Perù in questo momento sta vivendo una crisi economica e non soltanto sociale. È un paese però che possiede, lo abbiamo visto, insomma, negli ultimi decenni, potenzialità fortissime, ha materie prime straordinarie, ha un potenziale, pensiamo soltanto al turismo, forse il paese latinoamericano che attrae più turisti, assieme al Messico e al Brasile, ma che ha una dimensione molto più grande. Sarebbe veramente un peccato che entrassi in un vortice così democraticamente. Gli italiani che sono lì hanno anche la cittadinanza italiana, nel senso che noi abbiamo visto quando è successo quello che è successo in Colombia, ci sono state manifestazioni di italiani che però vengono trattati come degli extracomunitari perché sono di origine italiana e non hanno la cittadinanza. Allora, qualcuno ha fatto richiesta di rientro in Italia oppure non le risulta questa cosa? Al momento non ci risultano, diciamo, in maniera così significativa, espressiva, arrivi di peruviani. Credo che la situazione sia ancora incerta. Gli italiani che vivono lì hanno la cittadinanza italiana, la comunità italiana che prevalentemente insiste su Lima e Arequipa, che è la seconda città del Perù. Vediamo, siamo in contatto anche con le nostre strutture diplomatico-consolari. Se le cose dovessero degenerare, Certo. ovviamente non mancheremo di far presente anche in Commissione Esteri la situazione. Bene. Grazie come sempre a Fabio Porta del Partito Democratico.